Continua il tour nei quartieri della Sinistra Chiara con la candidata sindaco Chiara Guzzo. Oggi tappa San Michele. Come sta andando l'incontro con i cittadini? Direi bene, perché il fatto di andare nei quartieri, di presentarci come lista, ma anche di presentarci come persone, è positivo, perché poi il nostro metodo, che è un metodo interattivo, propone a un po' tutte le fasce d'età, quindi va dai bambini agli anziani, un po' di dire quello che pensano della città e dei quartieri. Poi vabbè, i nostri slogan che abbiamo messo, quindi no HMA, no Ospedale Unico, sono anche degli slogan che invitano alla discussione e alla riflessione. Ovviamente non è che tutti abbiano la stessa idea, ma l'importante con noi è accettare le idee di tutti e discutere. Poi abbiamo questi cartelloni dove tutti possono esprimere le loro idee di come vivono la città, di come vivono il quartiere. Ecco, quello che abbiamo notato è forte diciamo, l'appartenenza, il senso di appartenenza del quartiere, e per questo a volte, o anche spesso, viene lamentato questa carenza, questo vuoto che l'amministrazione ha nei confronti dei quartieri, proprio se non degli interventi a spot. Quindi proprio c'è questo bisogno di aggregazione, di stare insieme, più luoghi di incontro, sia per i giovani, per gli anziani, magari che questa pandemia ha aumentato, però c'è questo bisogno e anche una richiesta che ci sia qualcuno, in questo caso il compito dell'amministrazione, di tenere a cuore dei suoi cittadini. Ecco. Diciamo che non è una città che si lamenta, perché Busto è una città che non si è mai piegata, non si è mai lamentata, quindi quello che incontriamo non sono lamentele o piagnistei, sono suggerimenti e sono richieste che giustamente una lista come la nostra deve tener conto. Perché è importante l'ascolto dei cittadini, ecco, perché l'amministrazione deve essere garante dei cittadini e non degli interessi solo di poche persone. E poi a questi momenti di incontro si concluderanno in centro con la presentazione del Sì, simbolo. certo, proprio questi cartelloni che stiamo predisponendo, uno per ogni quartiere, verranno poi assemblati in piazza Vittorio Emanuele, dove appunto saranno espressi i bisogni di tutti i quartieri, e poi ci sarà una grande festa a cui invitiamo a partecipare, perché ci saranno momenti di animazione, di musica, e anche dove presenteremo il simbolo, che saranno contenitore delle diverse anime di questa lista, perché non è una lista diciamo monocolore, ma ci sono diverse anime, anche a volte differenti, ma che ci siamo uniti in uno scopo comune, che è il bene della città, e poi che però vengono racchiuse nel cuore, perché il cuore rappresenta proprio il nostro significato, cioè che noi teniamo alla città, e quindi il nostro senso è proprio del cuore, che raccoglie tutti.